Siamo qui con i Letti Sfatti, Gennaro Romano e Mirko Del Gaudio al Teatro San Carluccio, che stasera canteranno e suoneranno con Fausto Misolella. Questa è l'ultima delle serate che avete avuto in questo teatro. Sì. Un bilancio di queste quattro serate qui a San Carluccio. Allora, sono state quattro serate interessanti dal punto di vista musicale, come queste Lime in the Kitchen, quindi praticamente uno spettacolo formato da pentole, pentoline, cucchiai, griglie, eccetera. Quindi con Fausto è nata un'alchimia giusta per continuare, diciamo, queste serate che sono state emozionanti dal mio punto di vista, ma penso anche da parte di Gennaro. Hai preparato ultimamente il tuo ultimo CD, Canto Stefano. Com'è nata questa collaborazione con Stefano Benni? Ma come tutte le cose che nascono in forma occasionale, insomma, da un incontro in un agriturismo che la Libera Università di Alcatraz, eravamo tutti e due ospiti di Dario Fo per un periodo, quindi lì abbiamo familiarizzato e poi sono rimasto chiaramente affascinato da alcune poesie di Stefano, me le ha donate, le ho musicate ed è diventato un lavoro che uscirà il 22 di aprile, Canto Stefano. E le poesie sono nuove che ha scritto Stefano oppure erano già edite e tu le hai scelte perché ti piacevano in particolar modo? Che temi trattavano? Alcune sono già edite, ci sono nei libri della Feltrinelli in varie edizioni, altre invece erano inedite, me le ha date, mi sono piaciute e le ho scritte. Cioè, trattano comunque di temi abbastanza profondi che un po' esulano e scappano via dal concetto ironico che un po' accompagna sempre Stefano Benni, perché comunque per il mio carattere sono andato a cercare le cose che si avvicinavano al mio modo e niente, è nato questo lavoro, ma non sveliamo di più perché comunque dal 22 aprile ci sarà un bombardamento mediatico sicuramente per questo lavoro, quindi le persone avranno modo di ascoltare. Quindi possiamo però dire che comunque ti sei cimentato a cantare, ad lanciarti in questa avventura. Non sono un cantante, io mi definisco un dicitor cantante, uno che dice le parole che legge. Il cantante è un'altra cosa, cantante è una professione, un mestiere abbastanza impegnativo ed è una cosa che sicuramente non mi appartiene. Però diciamo la formula del dicitor cantante è un po' come raccontare le cose leggendole e dando un tappeto musicale a quello che stai dicendo. Insomma, una formula che mi appartiene molto e prediligo in forma teatrale. Mentre con la collaborazione con i Letti Sfatti, che sono Gennaro Romano e Mirko Del Gaudio, continua perché? No, vabbè, è una cosa questa, ecco, vedi, quella è nata in un agriturismo, questa è nata direttamente in una cucina, in mezzo alle pentole. Continua sicuramente perché è un bel rapporto umano. Io ho sempre messo avanti l'aspetto umano all'aspetto artistico e musicale. E dopo quello è una sorpresa continua, no? Una sorpresa che lentamente si avvicina, che ti affascina. Però è più che altro un incontro umano di persone che fanno un lavoro con una dignità estrema. E quindi sono anche affascinato dall'umiltà dell'arte. Devo dire che i Letti Sfatti sono veramente uno dei gruppi più umili che io abbia mai conosciuto. Va bene, ti ringrazio. Grazie a voi, buona tutto. Da sempre ti rossa. Continua ancora questo tour, poi avete altre tappe in programma. Per adesso no, però ci sono buoni presupposti per continuare. Facciamo una cosa a Sermoneta a maggio con Tricarico e anche Fausto farà una serata
nel nostro premio dietro la nuca della città. Il premio in questione è dedicato alla musica folk, quindi Patrizio Trampetti sarà il direttore artistico del premio. Ecco, quindi Mirko ci ha dato il là per questa domanda a Gennaro. Che cos'è questo premio Sermoneta? In realtà questa è una quinta edizione di un premio per le musiche di provincia, siccome noi siamo di provincia, paesanotti, diciamo così. Abbiamo un po' di tempo fa pensato di creare questo premio che desse spazio a artisti di provincia. Quindi in questa edizione, quest'anno ce ne saranno due edizioni, questa di Sermoneta che si terrà a giugno e che abbiamo dedicato alla musica folk ed etnica. Infatti abbiamo fatto curare la direzione artistica a Patrizio Trampetti, mentre a settembre si terrà Brixen e Bressanone, quella che noi abbiamo fatto negli anni scorsi, cioè dedicata alla musica d'autore pop in generale. È un premio che ci piace perché soprattutto riesce a portare fuori cose emergenti che di solito non vengono fuori, perché vivere in provincia è un po' diverso. Mi ricordo che io da piccolo, solo per trovare le corde della chitarra, dovevo spostarmi comunque in città, a Napoli. Quindi diciamo il disagio di chi vive in piccoli paesi, però crea, è sempre stato piuttosto faticoso, diciamo, per gli artisti. Questo è il motivo per cui in questa occasione appunto faremo dei concerti anche noi, ci sarà spazio sicuramente per la collaborazione con Fausto e con Tricarico, con cui abbiamo anche un bellissimo rapporto d'amicizia. È un premio riconosciuto a livello nazionale, ci tenevo perché è la quinta edizione e è stato riconosciuto a livello nazionale, quindi è un premio che dà spazio ai musicisti di provincia che comunque rispetto a quelli della città sono sempre un po' più penalizzati. Però diciamo anche che la provincia è sempre stata prodiga nei talenti, è stata insomma anche quella italiana soprattutto ha dato molte soddisfazioni. E avete difficoltà a trovare degli appoggi anche delle istituzioni per queste iniziative? Ci abbiamo praticamente rinunciato, quindi riusciamo a fare quello che facciamo con le nostre forze, con le collaborazioni, soprattutto con associazioni o con artisti che comunque ci danno una mano o vengono a costi ridottissimi. Quindi la cosa la facciamo per amore della musica. Va bene, vi ringrazio. Grazie, allora in bocca al lupo per tutti a Sermoneta. Italia, troia, perché gli italiani vanno a puttane.